Il 25 aprile del 1945 è il giorno in cui si commemora la liberazione dell'Italia dal giogo nazifascista. A distanza di 79 anni, quella della festa della liberazione è una data che continua a essere celebrata con il richiamo ai valori della Costituzione italiana. A Pescara, l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, e la CGIL hanno presentato in conferenza stampa il programma delle celebrazioni del 25 aprile, una giornata di festa ma anche di riflessione, come dichiarato da Luca Ondifero, segretario della CGIL di Pescara. Nonostante siano passati 80 anni ormai dalla Carta Costituzionale, oggi è necessario difendere quei valori che sono sotto attacco dal governo attuale attraverso una serie di riforme che stanno proponendo, che vanno a destrutturare quella carta e quei valori contenuti in quella carta. Quindi proprio per questo abbiamo organizzato un 25 aprile più denso del solito, che si concluderà con due eventi sostanzialmente. Uno è quello, un dibattito, un confronto sui temi dell'autonomia differenziata e del premierato, e l'altro, appunto, come festa finale, il concerto dei Modena City Ramblers, che alle 21.30 al parco ex caserma di Cocco terranno il loro concerto. Ciao a tutti, il 25 aprile saremo a Pescara, in Abruzzo, terra della Brigata Maiella, per festeggiare insieme a voi la festa della liberazione. Al parco ex caserma di Cocco vi aspettiamo, ingresso gratuito, Pescara, 25 aprile. Ci vediamo lì. I partigiani di oggi sono quelli che continuano a lottare per i diritti di tutti, rinnovando i valori veicolati da una data simbolica in cui affondano le radici della Costituzione e della Repubblica Italiana, come ha ricordato anche Nicola Palombaro, presidente provinciale dell'ANPI di Pescara. È necessario ricordare il 25 aprile perché rappresenta un po' la storia della Repubblica. L'Italia repubblicana parte da lì, dal 25 aprile, dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo. Quando si parla di antifascismo, che è la base della nostra Costituzione, non parliamo soltanto di un opporsi al fascismo storico, è un opporsi ad un modo di pensare, che è tutto quanto quello che ha veicolato il fascismo e che, ahimè, oggi continua a persistere. Oggi i partigiani sono quelli che stanno in piazza per i migranti, perché devono essere tutti quanti uguali, la nostra Carta Costituzionale questo ci dice. Oggi siamo in piazza quando si parla di autonomia differenziata, perché creerà disparità ulteriori rispetto a quelle che già ci sono. Oggi bisogna essere in piazza per difendere o per dare diritti a chi non ne ha. Penso ad esempio all'affossamento della legge Zan. È un'uguaglianza sostanziale che non c'è e che dobbiamo recuperare. Questo è il messaggio che deve partire dal 25 aprile ed è quello che noi stiamo cercando di fare anche con le scuole, con i ragazzi che vanno assolutamente coinvolti.